Stasera siamo in compagnia di Francesco Curione e Domiziana Cumbo che stanno allestendo la casetta che ospiterà Babbo Natale. Allora, è un'avventura iniziata già a fine ottobre. Abbiamo un po' voluto riprendere questa nostra iniziativa. Da qualche anno qui a Palagiano non realizzavamo più la casa di Babbo Natale. Quest'anno invece abbiamo la possibilità di poter tornare a vivere questi eventi belli proprio come piace a noi palagianesi, e quindi stiamo appunto allestendo questa casetta di Babbo Natale, che appunto ospiterà il 22 e il 26 Babbo Natale e il 5 gennaio la Befana. Come organizzate le vostre giornate, il vostro lavoro? Lo organizziamo incastrando in base ovviamente ai nostri impegni, cerchiamo anche di ritagliarci un'oretta, una mezz'oretta al giorno, però la cosa bella è che abbiamo la voglia di farlo, quindi non ci pesa. Ritorniamo quest'anno più entusiasti sicuramente di qualche anno fa. Ci vuoi anticipare gli ambienti che state preparando per accogliere Babbo Natale? La casetta, diciamo, è divisa in tre stanze. Avremo la cucina, poi abbiamo allestito la stanza da letto, quindi un bel letto che ovviamente non vi sveleremo. È una cosa diversa dal solito, con uno scrittoio, delle lettere ovviamente dei bimbi, quindi Babbo Natale si siede qui, programma il suo percorso per consegnare i regali. E poi la terza stanza, i bimbi troveranno Babbo Natale, ci saranno delle renne, una slitta e degli elfetti che impacchetteranno qualche regalo di Natale. Quanti sono gli elfi che stanno preparando questo ambiente? Siamo un bel po'. Anche se l'iniziativa, diciamo, parte da me, da Domiziana, da Stella, da Rocco, ci sono anche altri elfi che a noi piace chiamare amici, che puntualmente ogni sera con tanta voglia, con tanto entusiasmo vengono qui e ci vengono a dare una mano. Enza, Rossana, Nazarena, Matteo, Patrick, Antonella e ancora tanti elfi che lavorano dietro le quinte, magari prestandoci tanti oggetti che troverete all'interno della casa, e ancora tanti elfi che hanno contribuito, tante attività di Palagiano hanno sponsorizzato questo evento. Davvero è anche l'occasione per dire un grazie, con la consapevolezza che stiamo certamente realizzando qualcosa per i bambini, ma ancora più stiamo realizzando qualcosa per il paese, e questo ci gratifica molto e ci rende davvero felici. Domiziana, rivolgiamo un invito a tutti i bambini di Palagiano e dei paesi limitrofi. Noi vi invitiamo 22 pomeriggio dalle 15:30 in poi, allestiremo la piazza e avremo la tanta desiderata tagliarina squand, anche per riscaldarci un po', e avremo musica dal vivo con i Deep Mind, e ci saranno degli sketch teatrali a cura della nostra associazione, quindi l'associazione Luce e Sale, con Imma e Michele in vernacolo palagianese. Allora bambini, vi aspettiamo il 22 dicembre, il 26 e il 5 gennaio. Babbo Natale vi aspetta.